Lontano, nell'abisso dei tempi, la materia si frantumò nell'infinità dello spazio, formando coi suoi enormi frammenti una miriade di mondi. Da questo caos, asserisce una vecchia teoria scientifica, fu generato anche il pianeta sul quale viviamo. Dopo il cataclisma, attraverso il lungo corso dei secoli, la Terra si andò lentamente raffreddando e la sua crosta si consolidò al contatto dell'aria diventata tiepida, in cui già si sentiva l'alito della vita. E curioso, l'uomo affondò le sue ruvide mani nella terra come per scoprire il segreto della fecondazione e della vita che indovinava in essa. Con la sua intelligenza man mano perfezionò i sistemi per trarre dal grembo del suo mondo i mezzi per la propria esistenza. Dal rozzo aratro primordiale allo sfruttamento degli animali, fino alle perfette attrezzature contemporanee che lo hanno portato alla conquista della terra e dei suoi frutti. L'uomo, nato agricoltore ed il cui unico strumento di lavoro erano le mani, oggi è il cervello che governa i mezzi meccanizzati che moltiplicano la sua opera. Ecco uno dei primi trattori che furono adoperati in Italia e la cui potenza fu utilizzata dall'acume dell'agricoltore anche per azionare le macchine della trebbiatura. Ma col tempo, a soccorso del motore termico, giunge anche nella campagna il fluido magico dell'energia elettrica ad accelerare i tempi e a intensificare la produzione. La trebbiatura elettrica è ormai un fatto compiuto. Essa rappresenta una nuova vittoria del progresso tecnico. Sono appena terminati i faticosi ma lieti giorni della mietitura che già nell'aria si diffonde l'operoso pulsare della macchina come un canto di alacrità e di vita. L'uomo ha da poco raccolto le messi dalla terra e già egli, con la semplice pressione di un pulsante, comanda e convoglia l'energia che, azionando la macchina, tramuterà i frutti in prodotti pronti per l'uso. E come una pioggia d'oro, sgorga dalla macchina il grano, simbolo di abbondanza, e sembra che in ogni chicco la natura sorrida all'uomo. Il mezzo meccanico non solo collabora con l'agricoltore, ma moltiplica la sua opera. Il parallelo fra la potenza produttiva dell'uomo e quella di questa macchina azionata da un motore elettrico è più che significativo. L'uomo riesce a trebbiare in una giornata 2 quintali di frumento e 2 di paglia. La stessa mole di lavoro viene effettuata in una sola ora dalla macchina, azionata da un motore che consuma soltanto 1 kilowattora di energia elettrica. Nulla è sciupato o perso nell'agricoltura. Ogni prodotto è lavorato, smistato e imballato con una precisione cronometrica dai mezzi meccanici e la razionale e totale utilizzazione dei prodotti permette una notevole economia. Tutto è funzionale in questi organismi, come questo elevatore elettrico che dispone con ordine e simmetria le palle di paglia sull'aria. Il tipo di elevatore che vediamo in funzione ha la portata di 60 quintali all'ora e col modesto consumo di 1 kilowattora eleva ad un'altezza di 10 metri ben 40 quintali di paglia. Non basterebbero 20 uomini per svolgere in pari tempo il lavoro di questo elevatore che ora immagazzina i sacchi nel granaio. Anche nelle stalle il lavoro manuale della mungitura ha lasciato il passo ai mezzi moderni. Con la mungitura pneumatica si sono conseguiti in questo campo notevoli miglioramenti, ma soprattutto ne trae vantaggio l'igiene di questo prodotto, che per la sua utilizzazione richiede la massima cura. È un piccolo motore elettrico che aziona le pompe e collabora con la sua modesta potenza all'opera simultanea di più persone. La preparazione degli alimenti per gli animali ha subito un notevole impulso dal progresso. Ecco in azione un molino in miniatura. Nella parte superiore vengono introdotti grano, frumento ed altri ingredienti che saranno tranciati e sminuzzati da acuminate lame. La lavorazione è rapida e precisa. In brevissimo tempo la macchina ridurrà i prodotti in minutissima polvere, ghiotto alimento degli animali da cortile.
qualche tempo l'elettricità è entrata nella vita agricola come benefica ed economica fonte di energie. Ce ne offre un altro esempio questa moderna insilatrice. Le sue molteplici prestazioni, dal taglio delle foglie al sollevamento a mezzo di una ventola, fino ad una omogenea distribuzione nei silos, fanno di questa macchina un elemento indispensabile delle fattorie. Col modesto consumo di 15 kWh, essa lavora ed immagazzina ben 90 quintali di grano turco per foraggio, oppure 60 quintali di fieno mezzo essiccato. Anche i compressori dei nuovi silos a forma cilindrica vengono azionati da un piccolo motore elettrico. Il dominio dell'uomo sulla natura, grazie alle moderne applicazioni della macchina, si è andato via via estendendo. L'agricoltore, novello Giove Pluvio, è oggi in grado di crearsi anche la pioggia, secondo le necessità. L'immagine del vecchio contadino che interroga il cielo per scoprire se finalmente la sua arida terra potrà avere l'acqua che il raccolto attende, va scomparendo. Egli, non più semplice mezzo di lavoro, è l'intelligenza che governa e sempre più tende ad affrancarsi dalla schiavitù della natura. Quando il campo ha sete e le nubi tardano a venire in soccorso, l'agricoltore si appresta a stendere la sua rete di tubazioni per portare ai suoi campi il liquido vivificatore. Apposite condutture sotterranee, come vene rigonfie nel seno della terra, convogliano le acque ai bocchettoni, su cui verranno raccordate le tubazioni. Piazzati strategicamente i suoi pezzi, l'agricoltore, divenuto generale, non ha che da premere un pulsante per mettere in azione le batterie. È un bombardamento benefico, una battaglia contro la siccità, la battaglia per una prospera pace, quella che ha sempre voluto l'agricoltore. Ogni postazione permette di irrigare 4 ettari ed il getto, che può raggiungere la distanza di 54 metri, ha una portata di 10 litri al secondo. Coltivazioni più delicate come quella del tabacco, che esigono irrigazioni a periodi prestabiliti, traggono beneficio da questi moderni ed economici impianti. La rigogliosità delle piante ed il successo del raccolto sono nelle mani dell'uomo. Come per i campi, così per gli animali, la tecnica è sempre pronta con l'aiuto delle sue attrezzature e ce lo dimostrano questa incubatrice e questa chioccia elettrica. E questi miracoli, come mille altri in campo agricolo, sono ottenuti grazie a quella prodigiosa forza che comunemente chiamiamo elettricità. Patrimonio vitale della nostra nazione, l'elettricità è principalmente frutto dell'ingegnosa utilizzazione delle energie idriche che l'uomo raccoglie e trasforma nelle possenti centrali, opere titaniche, vanto della nostra ingegneria. E tanto d'estate, nell'epoca in cui le sorgenti si prosciugano, come d'inverno, quando il gelo cristallizza le acque, l'energia non viene a mancare, perché l'uomo ha saputo serbare nei periodi di disgelo le notevoli riserve idriche che continueranno ad alimentare le centrali. È un ciclo senza sosta, un perpetuo fluire di vita attraverso le arterie metalliche ovunque arrivi l'energia elettrica. Alimenti essa una macchina, illumini l'innocente sorriso di un bimbo, riscaldi una casa, essa è la vera linfa della nuova civiltà. Ed anche in questo intimo quadretto di un lontano casolare, il bue e l'asinello di un piccolo presepe sembrano sorridere al dolce tepore che essa crea e diffonde.